Assolutamente ormai introvabili, e quindi trova l'app. Per cui quello era il gesto che andiamo. E in effetti, 20 giorni dopo chiamavo questo sodale amico in Sardegna, un compagno di collegio, di Nunziatella, di scuola militare, e gli dico: Marco, io vengo per 15 giorni in Sardegna, non c'è problema, perché tra amici, compagni di guerra, no, di battaglia, si è fedeli, no, in qualche modo. Ed è stato grazie a Marco che abbiamo fatto questo giro. Però, in realtà, prima che io ne parlassi con Riccardo, è stato in questa libreria che è nata, non è nato l'amore e l'attenzione a Sergio Azzeni, perché, come abbiamo detto con Mark Porcu ieri, è nato attraverso Mark, perché ho conosciuto Mark a Parigi tramite un amico jazzista, no, comune, e ho letto Azzeni esattamente in questa edizione che Alessandro ha portato, che è quella francese, Le fils de Bakounine. La cosa non ci sorprende molto. Qui ho visto venendo Goliarda Sapienza. Goliarda Sapienza la conosciamo e la possiamo leggere ora facilmente perché è stata pubblicata in Francia, no? Quindi voglio dire, purtroppo la nostra letteratura è ricca, poi vedremo anche questo. Scusami, Prego. Dunque, io maestro. stavo prendendo il tempo perché Paolo arrivi per ringraziarlo sia perché ci sta ospitando, cioè ha accettato il gioco, e poi anche perché Paolo mi ha detto, sai Paolo, Sergio Azzeni ha vissuto a Torino per molti anni, e quindi non so, qualcosa mi dice che tu, e dice no, io appunto l'ho conosciuto, l'ho incontrato, ci siamo frequentati in qualche modo, perché appunto Paola, no, è un'amica vostra, no, Paola lavorava con Paolo, no? E quindi in realtà e a quel punto, infatti, il reportage che ho confezionato, che ho cercato cioè che ho fatto per questa storia, parte proprio da Paolo, che mi offre un ricordo, no, personale della personalità di un grande scrittore. Dunque, fatta questa premessa, io direi, appunto, stasera l'appuntamento era con Gigliola Sulis, che vi prego di riapplaudire perché è venuta dall'Inghilterra, diciamo, per Marco è proprio anche venuto da Lione, cioè tutti si sono veramente sbattuti, cioè e battuti, perché tutta questa questi quattro incontri avessero un senso, avessero portassero arricchissero, no, molti di noi. E con Gigliola appunto anche Riccardo, Richard, lo applaudiamo anche perché Solo una cosa. Riccardo solo da Roma, però appunto l'unico caso di immigrazione al contrario, nel senso che è torinese ma è emigrato a sud. E poi con Alessandra Terni, un particolare ringraziamento e quindi un applauso, perché Alessandra ha in realtà detto, perché sapete, la differenza per un attore è leggere, cioè recitare e dire. Il dire è qualcosa di più, in qualche modo, forte, no? E ha detto lungo tutti i quattro. Il quarto incontro è quest'oggi, però gli altri incontri che l'hanno preceduto, e quindi la ringraziamo, Alessandra Terni. Perfetto, No, ma perché io mi aggancio a quello che hai detto tu, semplicemente per dire che appunto questi incontri con gli scrittori, i migliori incontri sono quelli che avvengono a tavola, a cena con un bicchiere di vino e ti accorgi che l'atmosfera è tale che possono intervenire soltanto scrittori che senti già amici ancora prima di leggerli. E questo capita con pochi scrittori perché non è che con tutti sentiamo subito, anche leggendo l'opera Omnia, una confidenza tale da poterli considerare amici anche se non presenti, anche se non li abbiamo mai conosciuti in vita. E allora con Forlani appunto spuntò il nome di Sergio e subito capimmo che praticamente era lì con noi a bere, a discutere, perché sentivamo proprio con lui un'affinità e un sentimento amicale molto profondo. E questo appunto fu veramente un incontro vero con una persona, più che con uno scrittore, con un uomo, e non ebbi assolutamente alcun dubbio che bisognava fare qualche cosa per ricordarlo
lo potevo mettere a disposizione la rivista, no? Di più non è che potessi farlo, no? Ho una piccola casa editrice che pubblica questo, non ho una casa editrice che può ristampare libri magari come questo qui che ho portato, che pochi forse conoscono. È un librino pubblicato da Condaghes, e che trovai in Sardegna, proprio perché quando andai in Sardegna nel 2006 a fare tutto il giro della Sardegna, poi volli fortemente andare, trascinando la mia fidanzata allora che era con me, volli fortemente andare sull'isola di San Pietro e in particolare poi andare a Carloforte, al famoso scoglio, che tra l'altro è anche riprodotto in una fotografia qua in apertura del servizio del bellissimo reportage di Francesco. E da quel momento tutte le librerie, anche dei piccoli paesini, entravo per cercare. Per fortuna la Sardegna ha questa facilità, le librerie sarde, che mettono la letteratura sarda come se fosse quasi un ghetto. Ma per me era un vantaggio, anche se non condividevo la scelta, perché la letteratura sarda è la letteratura che in moltissimi casi, e prima di tutto quelli, nel caso di Sergio Azzeni, ha un respiro europeo, quindi continentale, ma non come Italia, continentale come proprio come continente europeo. E quindi dicevo, ma come mai tengono quella? Forse mettono i libri turistici, magari sui sentierini della Barra, e poi ti mettono insieme a Azzeni. Non ero assolutamente contrario a una cosa del genere, ma questo mi facilitava molto le cose, perché appena piombavo lì, siccome la mia fidanzata mi tirava per andare in spiaggia, e io invece sapevo dove andare a colpire duramente e prendere tutto quello che c'era. E c'era questo librino qua, che è un racconto, ma è però una cronaca di un'occupazione, l'occupazione del suo liceo, il liceo Siotto di Cagliari, uno dei licei più importanti. Dove è stata anche Michela Callenda. Un racconto inedito che ha ripreso appunto questa piccola casa editrice, che secondo me è molto molto rappresentativo della sua poetica, del suo modo di scrivere. E qui nell'introduzione Giuseppe Marci ne parla come di una prova d'autore in vista del quinto passo per l'addio. E c'è questo scontro tra questa occupazione fatta da due fazioni diverse di studenti che sono i normali e i cinesi. I cinesi erano questi, non solo i maoisti, ma i normali erano più altro la componente anarchica, perché lui a quel periodo aveva già lasciato, credo, il Partito Comunista, comunque i suoi sentimenti verso quell'ideologia e si era fatto anarchico, si proclamava anarchico, per cui c'erano i cinesi opustolosi, e già lì si capiva che appunto gli stalinisti non gli erano tanto simpatici, e i normali, che erano poi gli altri, che in verità poi facevano occupazione per, come spesso è accaduto, per avere delle relazioni sentimentali con delle donne. E questo racconto a me è piaciuto molto, perché appunto può anche essere letto come una cronaca, è chiaro che poi c'è tutto il paradosso, il grottesco, eccetera, è un racconto molto epico, che sta secondo me tra Soriano e Molnar, cioè ricorda anche un po' i ragazzi della Via Palo, oppure la letteratura di il modo di raccontare le storie di Soriano. Però non so se ne avete parlato nelle puntate precedenti di questa bellissima Azione Azzeni, però secondo me lo consiglio, cioè voglio consigliarlo, perché secondo me è uno dei stessi proprio che rendono la sua letteratura. Noi qui siamo qui però per parlare degli scritti giornalistici curati da Gigliola, che sono fondamentali per conoscere poi l'uomo Azzeni, e io dico che non solo manca la comunità degli scrittori, ma manca anche e soprattutto direi la comunità dei giornalisti, perché lui comunque, se voi leggete i suoi articoli, vedete quanto sono importanti per capire come si debba scrivere un reportage, come si debba scrivere una storia, e non è esattamente, come si dice nel titolo della serata, un polemista, perché anzi lui sicuramente non taceva nulla, però non era un polemista o comunque cattivo, tra virgolette, no, feroce, ma anzi
Quello che mi ha colpito molto del suo stile giornalistico è che lui aveva il massimo rispetto per tutti. C'è un articolo che parla dei right fascisti nelle scuole e nelle università sarde e lui scrive picchiatori addirittura tra virgolette, picchiatori fascisti. Cioè lui aveva un grande rispetto delle persone che incontrava e delle persone da cui si faceva leggere, dei suoi lettori, perché aveva questa umanità, questa grande umanità di fondo che lo portava a non giudicare, a non dare giudizi tranchant, cosa che invece molti giornalisti, ma anch'io spesso, fa come errore, e tirare delle conclusioni senza avere ancora addirittura tutto il caso e tutti gli aspetti di un problema davanti. E questa passione per il giornalismo, perché lui voleva fare giornalista, ecco, tra l'altro la tradisce soltanto come passione, soltanto forse negli articoli dove parla del Cagliari, di Virdis e Gigirino, che io da juventino, quando seppi di Virdis, ero tanto contento, poi purtroppo deluse molto dalla Juventus. E questa passione invece si traduceva in una grande capacità di ragionamento ed era una molla perché lo portava a ragionare sui fatti che raccontava, per cui questo è un grandissimo insegnamento per i giornalisti di oggi che invece o non hanno il tempo o forse in qualche caso non sono in grado, non ragionano sulle cose che raccontano. E di questi scritti giornalistici ovviamente dirà molto più di me, molto meglio di me, Gigliola, che ha curato questi due tomi bellissimi, interessanti, perché poi anche ben strutturati. C'è chi preferisce il primo tomo perché ci sono tutti i racconti delle situazioni sarde più scabrose, compresi i famosi, non so se vi ricordate, i balletti rosa del Cagliari, che scandalizzarono l'intera città, alle bellissime recensioni dei libri dove lui appunto credo che attinga a quel bellissimo esempio di critica letteraria che fu Descrizioni di Pasolini. E quindi appunto di questi due libri vi parlerà molto compiutamente Gigliola, e quindi io mi fermo qua e le do la parola e vi ringrazio per l'attenzione. Io comincio come di dovere, ma semplicemente ringraziando Francesco e tutti gli organizzatori per questa azione a Zenitera molto necessaria, e quindi mi fa molto piacere essere qui almeno in chiusura all'ultimo campo di azione a Zenitera. Io vorrei cominciare leggendovi alcune frasi di Sergio sul suo mestiere di giornalista, che abbiamo messo in apertura dell'introduzione dei volumi. Avrei fatto volentieri il giornalista, in specie il cronista sportivo, appunto. Ma per mia sfortuna in questo settore c'è un notevole affollamento di penne e di ingegni migliori dei miei. Poi l'altra citazione. In Sardegna l'unico modo per sopravvivere scrivendo è essere professore universitario, oppure avere un altro mestiere, per esempio il giornalista. L'ultima. A 19 anni ero in tribuna stampa come cronista dell'Unità. Inizialmente curavo le interviste da spogliatoio, poi ho recensito le partite. Il mio pezzo migliore è su Virdis, nei giorni del suo rifiuto alla Juventus. Venne intitolato «Ma Virdis non è Che Guevara». Fu un successo, citato alla lettura dei quotidiani e alla radio. E così, con mio grande rammarico, il partito mi tolse dal calcio per destinarmi alla politica. Morale, abbandonai il giornalismo. Allora, questa è un'intervista del 95 a Walter Pastorin, una delle ultime. Quasi tutto quello che... le informazioni pratiche di questa dichiarazione sono false. Cioè, questo articolo non è mai stato trovato da nessuno, questo Marie di Sonne Cedevara. E non c'è perché... ce n'è uno successivo, però. Ci piacerebbe trovarlo, ma non... come dire... chiunque lo trovasse ci faccia sapere. Ce n'era uno che si chiamava Virdis, oggi conosce la Juve, chiederò ancora vacanze, e qui Azzeni parla di Virdis come Robin Hood e Robespierre, quindi forse un aggancio c'è, però la memoria degli scrittori quindi ricrea anche il passato nelle interviste e vuol far passare altre verità. Non è neanche vero che prima fu cronista sportivo e poi cronista politico, perché è esattamente il contrario. Però in realtà la storia è molto bella, cioè come viene raccontata, una polemica molto efficace. E comunque anche nella risata che ci strappa c'è un rammarico molto evidente da parte di Azzeni, che ha sempre fortemente voluto fare giornalista e non è riuscito
in questo intento ed è stata una ferita molto profonda della sua vita. Gli articoli che abbiamo raccolto qui, che ho raccolto qui, sono quasi 500. Sergio ci ha lasciato molto giovane, non aveva ancora 43 anni. Quindi, se hai fatto il conto, comunque non è mai stato giornalista professionista, è un impegno di scrittura abbastanza notevole. E soprattutto ha cominciato a 14 anni, usando come prima palestra i giornali legati al Partito Comunista Sardo, che era il suo ambiente di riferimento. Era figlio di militanti comunisti, è stato responsabile della federazione della FIGC a Cagliari, cioè è cresciuto in questo ambiente. Quindi scrive su Rinascita Sarda e sulla pagina regionale dell'Unità. E recensisce all'inizio la prima messa beat in Sardegna, siamo nel 66, è un ragazzino però già molto, ha una scrittura già molto chiara, molto trova il problema, la descrizione funziona bene, quindi questa è una passione, più che una passione è proprio una volontà di scrittura, questa è una cosa tipica di Azzeni, cercare di comunicare per iscritto in tutte le forme possibili disponibili, quindi se gli capita la recensione sull'Unità, va bene, la recensione sull'Unità. Se da ragazzo, nei primi anni 70, gli capita di poter mettere su uno spettacolo teatrale, lo fa, e ce ne sono un paio legati al clima di quegli anni, il Cile, il colpo di Stato. Insomma, qualsiasi mezzo va bene, e il giornalismo è il mezzo principale. Quindi, nei primi anni 70, diciamo da 70, no, anche fino al 78, la missione principale è quella di scrive su tutti i giornali sardi, l'Unione Sarda, la Nuova Sardegna, l'Unità, Rinascita Sarda, altre riviste minori, tutte. E tra l'altro è interessante perché a seconda della testata e dell'indirizzo anche politico cambia leggermente lo stesso evento, viene presentato in modi diversi come anche normale nelle redazioni. E in questo periodo, cioè fino alla fine degli anni 70, sono articoli all'inizio soprattutto di cronaca sociale, cronaca sindacale, gli avvenimenti di Cagliari, l'arrivo del jazz a Cagliari, quindi ricrea molto bene anche l'atmosfera del 68 lungo italiano, visto dalla provincia, visto da una città di provincia. Poi comincia invece con la fase sindacale, quando diventa lui stesso sindacalista. Ogni aspetto della vita di Sergio, fino agli anni 70, ha un risvolto nel giornalismo, quindi le cose che fa, a cui contribuisce anche, poi sono sempre raccontate in qualche modo nei giornali. Questo va fino alla fine degli anni 70, moltissime le recensioni, soprattutto per l'Unità, dove diventa uno dei recensori fissi. A questo punto però la speranza è quella di diventare giornalista. Sergio non ha finito gli studi, si è iscritto a filosofia ma non ha completato, fa l'impiegato all'Enel, un lavoro odiato, vissuto come un limite molto fastidioso, però fa il concorso per giornalista ed è la storia che trovate raccontata nel Quinto Passo d'Addio, quindi quella si può prendere abbastanza come affidabile. Fa il concorso, lo vince, arriva secondo, in realtà dovrebbe arrivare il posto non arriva per motivi politici, e qui c'è una enorme crisi esistenziale, personale, e qui anche il contributo al giornalismo, alla pubblicistica si interrompe per qualche anno, ci sono un paio di anni buchi, e poi ricomincia su basi diverse. Cioè, in questi anni Sergio passa da giornalista che fa anche altro a scrittore che fa anche il giornalista. Quindi diciamo che l'equilibrio tra la narrativa e il giornalismo si inverte. Quindi quelli che abbiamo dagli anni 80, dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90 sono interventi più rari, anche se costanti, ma diciamo non sono 5, 6, 8 interventi al mese come negli anni 70, e soprattutto su questioni culturali sono molte recensioni e anche qui indirizzate in vari settori. Il primo è il mantenere un contatto con Cagliari. Sergio è andato via nell'87 e sa che mantenere una recensione, una pagina sull'Unione Sarda gli garantisce una presenza nel dibattito culturale sardo, quindi mantiene questo contatto anche se ci sono diversi screzi. Poi ci sono invece le recensioni, per esempio, che fa per Il Giorno, e qui forse Paola poi potrebbe raccontare meglio di me, che durano poco perché Sergio è molto insofferente degli interventi della redazione, non gli piace fare recensione di mestiere, non si adatta a recensire quello che viene
su richiesta o soltanto su richiesta. Perché lui è un critico militante, come si suol dire, sceglie lui quello che vale la pena. È così forte come. Io non penso che abbia scelto sempre, poi se no, deve vedere. Chiaro, però chiaro. Ecco, sì, non, soprattutto non se la sente, mi pare, di scrivere una recensione positiva a un libro che non. Ecco, la scrittura ha un senso talmente forte, talmente etico, che barare nella pagina scritta è qualcosa che gli viene male. Poi insofferente ai tagli, ai refusi. Per cui la collaborazione col giorno, che pure era economicamente una buona prospettiva per una persona che viveva di scrittura, finisce. E gli ultimissimi articoli che escono su Unione Sarda sono proprio delle riflessioni, non sono neanche recensioni, sono proprio riflessioni sul senso dello scrivere, sul senso dello scrivere da una periferia, sullo scrivere in Sardegna, su che cos'è l'identità etnica sarda. Prima però di parlare di questi, di cui magari leggeremo anche qualcosa, abbiamo selezionato qualche pagina, giusto per darvi un'idea, anche perché poi i pezzi sono talmente belli che l'idea sarebbe di leggerli tutti a voce alta. A proposito di questo, una cosa che è successa, no? Qualche mese fa, quando io ho scoperto appunto nella libreria, tra altre cose, una libreria in un posto a Calagurone, c'era il settore sardo, io ho trovato appunto gli scritti giornalistici di Sergio Azzeni, veramente me ne innamorai e in tempo quasi reale chiesi all'editore appunto di il Maestrale la possibilità di pubblicarli su Nazione Indiana, il blog letterario di cui faccio parte. E non so chi conosca, comunque Nazione Indiana è un forum importante, diciamo, molto sul pezzo, diciamo, in questi anni. E pubblicato in particolare un testo che ho intitolato Esse o non esse, no? È un po' l'amletico dubbio, no? Che era un testo proprio di Azzeni su Herman Hesse, no? E che fondamentalmente si interrogava, secondo me, su dei temi che appunto alcuni scrittori, qua abbiamo Enrico Panigliani, ne parliamo spesso, cioè di questa frattura che c'è in Italia tra una letteratura pop, no? Popolare, no? E una letteratura, tra virgolette, alta, come se la letteratura alta non potesse essere anche popolare, che è quello che, grosso modo, poi vale la pena leggerlo per capire un po' meglio, afferma Azzeni, cioè il fatto che fosse un autore molto letto, molto amato, lo porta già a interrogarsi sulla cosa, non liquida l'autore, diciamo, beh, poiché lo leggono, no, i ragazzini oppure tanti altri, non. E quindi dicevo che l'attualità l'ho anche misurata attraverso questi strumenti, no? Di rete, no? Attuali, contemporanei. Scusami, Gerardo, un piccolo. Allora, mi riaggancio un attimo perché in Italia quando si parla di postmoderno si pensa a scritture effimere, fini a se stesse, giochi intellettuali, però in realtà il postmoderno, studiato in una prospettiva internazionale, è anche altro. Ecco, Sergio è sicuramente un autore postmoderno anche nel mischiare l'alto e il basso, cioè la distinzione alto e basso non ha proprio senso, quindi lo scrittore colto e lo scrittore popolare stanno insieme nelle nostre librerie e influenzano il nostro modo di pensare, non ammettere una forma di snobismo, e Azzeni questo lo ribadiva molto spesso, anzi poi era molto provocatorio dire Wilbur Smith sarà rivalutato da qui a 50 anni, perché uno scrittore che parla a milioni di persone in tutto il mondo, tradotto in tutte le lingue, continua a essere comprato, a essere letto, è sicuramente uno scrittore che ha qualcosa da dire, quindi invece di liquidarlo con due battute forse dobbiamo riflettere su che cosa ci sta dicendo, che cosa da dire. E poi tutto questo entra nella narrativa, cioè i fumetti entrano, Paz entra, sì. Diciamo, è proprio un uomo della sua generazione, molto profondamente. Stephen King anche, no? Stephen King ha avuto ragione, perché adesso viene considerato invece letteratura alta. Diciamo che aveva uno sguardo abbastanza di lungo periodo, non si limitava anche nelle recensioni a vedere l'immediato, ma cercava un contesto, un discorso un po' più ampio. E l'articolo di cui adesso sentiremo qualcosa, proprio un articolo del 92 in cui Azzeni entra in una polemica che è in corso nei giornali nazionali sugli scrittori under 40. Ora, chi? ITQ. ITQ esistevano già nel 92. Perché non solo abbiamo dei cicli storici molto ravvicinati però nella critica giornalistica, ma proprio si parla sempre delle stesse cose, come sentirete. E la posizione qui di Sergio è, come spesso succede, molto ironica
anche sarcastica, direi, nel valutare le graduatorie dell'epoca, con anche nomi e cognomi detti molto chiaramente, con un discorso molto limpido, molto cristallino, però anche molto attento. Infatti vedrete quali sono gli scrittori che lui in chiusura cita come speranza, che non sono quelli osannati dai critici, ma sono scrittori che adesso sono osannati dai critici. Quindi comunque nel lungo periodo c'è stato un cambiamento, c'è una giustizia non da poco. Anzi, scrittori che sono andati pure dall'altra, pure troppo. Beh. Però questo è un articolo del 92, quindi una fase in cui entriamo, diciamo, anche prima del grande ritorno alla narrativa di Camilleri, dei giallisti. E c'è un'analisi abbastanza che dice molto del periodo, ma anche di Sergio come lettore. Si intitola I salvati e i sommersi. Negli ultimi mesi si è aperto un dibattito, dai toni talora acri e accesi, sul valore della giovane narrativa italiana. Un'inchiesta di Mirella Serri su Tutto Libri ha raccolto l'assieme delle critiche che recensori, scrittori delle generazioni precedenti e addetti dell'industria editoriale rivolgono ai narratori under 40. Provo qui a riassumerle. La giovane narrativa italiana è stata gonfiata ad arte negli anni scorsi dagli editori, ma si è rivelata una bolla di sapone. Ha raggiunto una padronanza tecnica fine a se stessa, una compostezza funebre, quasi mortale. È di bella presenza, ma di scarsa passione civile. Pratica una sorta di neo-intimismo lirico e delusivo. È dominata dalla fretta e dall'ansia di pubblicare. Molti autori, dopo un buon primo libro, hanno prodotto schifezze. Produce patacche in similoro e qualche operina blandamente discreta. Cerca complicità mafiose più che vera critica. È manierista, tutta presa dai problemi di stile e linguaggio, trascura i fenomeni sociali. Quella voglia di far gazzosa. Molti intervistati, dopo aver sparato sul mucchio, hanno anche proposto un elenco dei migliori, dei giovani da salvare. Due citazioni al merito hanno ricevuto Alessandro Baricco, Paola Capriolo, Mario Fortunato, Marta Morazzoni e Sandro Veronesi. Una, Edoardo Albinati, Marco Bacci, Henri De Luca, Marco Lodoli, Luca Dolinelli, Michele Mari, Marco Papa, Claudio Versanti e Susanna Tamaro. Il dibattito ha anche conosciuto momenti divertenti e interessanti. Una lettera di Paola Capriolo su Roberto Cotroneo, una provocazione di Alfonso Berardinelli. Narrativamente preferisco la saggistica. Berardinelli campa un po' troppo sulle provocazioni, ma è intelligente. Si leggono le righe dedicate nell'articolo al Monstrum Gadda. Un articolo di Filippo Laporta, una riflessione lucida di Gabriella Sica. Stimolato dal dibattito, sono entrato in libreria con lo scopo di acquistare libri di giovani narratori non citati fra i migliori. Mi guidava un bieco gusto, cercare la feccia, vedere com'è fatta. E anche un sospetto. Nel gruppone dei citati mancano Lidia Ravera, Stefano Bertola, Gene Gnocchi e Andrea Canobbio, che mi piacciono. Se tanto mi dà tanto, anche gli altri assenti sono buoni? Mi muoveva, insomma, spirito di contraddizione, mescolato a una sorta di ricerca dell'abiezione. E anche un senso di colpa, infatti fra i migliori citati ben pochi mi sembrano degni di menzione. La colpa è la mancanza assoluta di senso critico? O il gusto, ormai del tutto rovinato dai classici, incapace di cogliere le bellezze dell'arte contemporanea? Per uscire dal generico, Veronesi racconta, con humor, piccole storie italiane. Piersanti racconta, con humor e un filo di disagio esistenziale, piccole storie italiane. La Tamaro crea belle favole intelligenti con ambizioni di restituire in metafore dense il reale e ha scrittura molto controllata, a tratti soltanto elegante, a tratti anche bella. Lo stesso fa Baricco, con una percezione della dissennatezza dell'universo. Capriolo è linda, arguta e ha scrittura molto bella. Potrei continuare, ma l'impressione generale è una: fanno un po' gazzosa. A Cagliari, fare gazzosa, si dice, quando si gioca a football, di quei tizi che prendono il pallone, dribblano uno, due, tre avversari, a volte anche se stessi, poi non riescono a passare al compagno meglio piazzato, oppure fanno un lancio bellissimo di 40 metri che però finisce nell'unico angolo di campo dove non c'è neppure un compagno. Gianni Brera ha inventato un verbo per questi tizi, venezianeggiano,
Ecco, i migliori mi paiono un po' troppo venezianeggianti. Devo dirlo io. E mi chiedevo... Non l'ha inventato Brera. Sì. Poi ci dice che l'ha inventato. E mi chiedevo, chissà come sono i non citati, ovvero i peggiori, la ciurma, quelli che si beccano le critiche, non hanno neppure diritto alla citazione del nome. Ho quindi comprato un mucchietto di libri e li ho letti da cima a fondo. Ora ne parlo. Ma senza alcuna pretesa di fare critica. La critica vera è cosa molto differente dall'attività recensoria e dal cosiddetto giornalismo culturale. Infatti sceglie spesso come oggetto i morti, per vedere nell'assieme l'opera di un autore, inserirla nel tempo in cui fu espressa, legarla alla vita e ai drammi dell'uomo che la scrisse, a quelli della società in cui operò, la nazione, il paese, la guerra, l'economia, i moti del popolo, individuarne i nessi con opere di predecessori contemporanei, valutarne la fortuna postuma. Il povero Stendhal, che detestava le consorterie letterarie, le cordate fra scrittori mediocri e critici di dubbio gusto, i salotti, ebbe la prima recensione positiva poco tempo prima di morire. La firmò Balzac, che non era un recensore. Ma Stendhal è uno degli oggetti prediletti dalla critica vera, da almeno 100 anni a questa parte. La critica dunque non mi appartiene e molto difficilmente può essere calata su scrittori viventi e dall'opera in fieri. Vengo dunque all'elenco dei cosiddetti peggiori. Lo inaugura Claudio Camarca che, in Il sole è innocente, Garzanti, narra una storia di degrado umano e morale in una periferia romana sordida, grigiastra e cattiva. Nell'untume brilla fioca la luce del riscatto, affidata all'antica arma dell'amore, in qualcuno dei protagonisti, e della pietà, dell'autore, rattenuta, dissimulata, ma non per questo meno viva e calda. La scrittura è sincopata, talora urlata, curata quasi fin troppo, con venature ed echi pasoliniani. Non dialettale però, ma compiutamente italiana, segno forse di un trapasso linguistico realmente avvenuto nel mondo descritto, del quale i ragazzi di vita erano la preistoria. Il registro dominante nei dialoghi è basso, rude, colorato. Nelle descrizioni, alto e preciso. Lo scrittore, cioè, è estraneo al mondo che narra, esterno, osservatore. Un'opera che sta dentro il sociale, fino al midollo, che denuncia, descrive, coinvolge. Pino Cacucci, in Outland Rock, Mondadori, costruisce storie di ordinaria paranoia, in un mondo cattivo, sgangherato, delirante, agitato da trame ambigue e ubique, il realismo dell'incredibile, eroi ingenui, perduti e perdenti, colluttorius, storia della scoperta di un farmaco miracoloso e di ciò che ne seguì, consigliato a chi ha fiducia nei medici e nell'industria farmaceutica. Scrittura rock, ispirata a modelli hard americani, da Hemingway a Spillane. Strutture che non ignorano l'arte kafkiana di sorprendere il lettore alle spalle. Dello stesso autore San Isidoro Football, Metro Libri, favola contemporanea ambientata in villaggio sudamericano fra Narcos e Coca. Comicità autentica in stile Finto Marquez, un gioiellino dell'arte difficile di dire la tragedia sorridendo e inducendo al sorriso. Ancora di Cacucci, Puerto Escondido, Interno Giallo, prima parte ambientata in Italia e Spagna, che ricalca una delle 4 vicende narrate in Outland Rock e la riempie di colori, equivoci e paranoie parallele, con un commissario di polizia che è uno dei personaggi meglio tratteggiati nel genere comico fra quanti mi è capitato di incontrare negli ultimi anni, e una storia che non dà un attimo di respiro a leggere tutta ad un fiato. Se la narrazione si chiudesse con gli episodi catalani, il romanzo sarebbe un piccolo capolavoro. Seconda parte ambientata in Messico, che troppo risente di esperienze di vita vissuta e o di troppa vena kerouacchiana. Struttura gialla, a tratti forzata e fuori tono, il che non toglie che l'opera nell'assieme valga la pena di essere acquistata e letta e non buttata al macero. Carlo Lucarelli, con Carta bianca e L'estate torbida, Sellerio entrambi, ci porta in una Padania che faticosamente si dibatte fra fine del fascismo, guerra civile, arrivo dei liberatori. Un personaggio, De Luca, passa dai fascisti della Brigata Muti alla clandestinità, risolvendo casi di omicidio, vita, grandezza e ambiguità, limiti del popolo di Padania in uno dei periodi cruciali e sanguinosi della sua storia. Qualche caduta di tono nella scrittura del primo romanzo, ampiamente ripagata dalla storia ottimamente costruita. Miglioramento stilistico nel secondo volume. Attendo con ansia il terzo, voglio sapere che succederà a De Luca e come Lucarelli riuscirà a portare avanti questa commedia umana in XVI. Silvia Ballestra, in Compleanno dell'Iguana, Mondadori, racconta quello che resta del mondo punk,
Disperazione metropolitana e schifo della vita, slanci di coraggio e perfidia del destino. Amori teneri o svaccati in quel di Bologna, con qualche ricordo sudista. Giovane figlia in senso artistico di Andrea Pazienza, fumettaro pugliese che aiutandosi con i disegni ha scritto un grande e tragico romanzo sulla nostra generazione. Articola la propria opera in 5 racconti. Uno mi pare perfetto per scansione e struttura, storia di un dramma familiare osservato per scorci da una finestra non lontana. Gli altri godibili. No, questa cosa è effettivamente, no, indica cioè una lucidità, appunto, no, su questa roba, però anche una consapevolezza del proprio agire narrativo, no, sulle cose, nel senso che lui era perfettamente consapevole, no, cosciente di essere comunque il narratore di una generazione anche, e quindi in qualche modo tradita in quella fase, no? Sì. Cioè la fine dei movimenti, no? Degli anni 70, più lunghi, no? Più, diciamo, lontana era la provincia e più lungo era il movimento, no? Cioè, se mi ricordo a Caserta, dove vengo, no? Prima di lasciarlo ventenne, che lotta continua, credo che sia l'ultima proprio frase, lotta continua, sia uscita da Caserta, cioè nel senso, perché prima che l'onda arrivasse in periferia, no? Permaneva, restava, no? E così via. Però devo dire che effettivamente appunto durante l'incontro che abbiamo fatto, no, sulla narrativa con Paola Mazzarelli e con Mark, proponevo, per esempio, io non avevo letto questo passaggio, c'è appunto c'è questo racconto di Azzeli nei sogni della città bianca, che sembra di leggere Andrea Pazienza, cioè l'Andrea Pazienza appunto di Zanardi, no? di chi è nel mezzo, nel 77 a Bologna, no? In mezzo alle Molotov, ai carri armati, alla minaccia di colpo di Stato e tutto quanto, e dice: ma io cosa ci faccio, no? Cioè chi sono loro, chi sono io, eccetera. E quindi questa cosa è, sono molto contento, perché penso che la più bella recensione di Pazienza l'ha data lui. Frase, con questa frase, sì. Parlando appunto del, no, del tragico, com'era il romanzo? Il romanzo tragico della nostra generazione, l'ha, no? Scritto lui. E quindi, guarda, scusami, io ti ho interrotto nel tuo passaggio. Tra l'altro, Sergio parla di queste cose di cui tu hai parlato, perché è stato dentro il movimento alle origini, però bisogna dire che in un certo senso ne esce anche molto velocemente, cioè Sergio ha vissuto molto poco, però ha bruciato le tappe molto, molto in fretta. Dopo il servizio militare, cioè dopo il 75, quando comincia a collaborare all'Enel, Sergio non è più nel movimentismo, come dire, militante. A quel punto entra proprio in una fase della vita anche molto, con una routine molto forte, cioè il lavoro la mattina all'Enel, la scrittura la sera. Poi l'organizzazione degli eventi teatrali, ci sono tante cose di cui si potrebbe parlare, perché comunque è stato nel gruppo che ha fatto partire Jazz in Sardegna, questi grandi eventi, sai. Però non è più nei movimenti, non è più nel partito, per la disillusione fortissima, cioè la militanza è finita nelle forme tradizionali. Per cui osserva tutto questo, però da una distanza, ha già passato un'altra fase della vita, che è quella anche della famiglia, poi con moglie, figlia, e poi anche questa fase verrà bruciata molto velocemente, perché c'è un'insoddisfazione profonda, e quindi ci sarà l'abbandono della Sardegna e un'altra fase ancora, che è la fase di Torino, la fase di San Piero d'Enza, l'editoria, le traduzioni, quindi ci sono, anche per le ricerche che ho fatto, visto che a seconda delle persone con cui si parla c'è anche un'immagine molto diversa, cioè ci sono fasi diverse della vita di Sergio. In Sardegna si tende a parlare soprattutto di Sergio fino all'87, cioè nel Sergio che era lì, quello dopo è un po', no? quello di Torino, sì, ha fatto anche quello, però il personaggio finisce, insomma. Ma tante cose, perché questo girerà. Ci sono tante vite di Sergio, ecco. Cioè, come quelle del figlio di Bakunin. Sì, come quelle di Bakunin, esatto. Una cosa che Giola non dirà, perché chiaramente è un lavoro che ha fatto lei, però mi preme dirlo. Giro, ti hai fatto un lavoro della Madonna, cioè nel senso l'apparato critico, no, ma cioè a parte il discorso della raccolta, cioè riuscire a raccogliere appunto tutti i materiali, no, riorganizzarli, poi felicemente, hai ragione, no, Riccardo,
cioè l'organizzazione tematica, no? E non cronologica, secondo me, è anche più avvincente, cioè permette una riorganizzazione proprio della lettura. Ma veramente vi dico che l'apparato critico è un apparato, cioè se si vuole conoscere l'opera di, secondo me, di Azzelli, lo diceva anche Paola Mazzarelli, cioè Girola penso che sia la persona, come dire, la Bakhtin, no? Per Dostoevsky, ah, diciamo, parte, la persona che ha lavorato. No, però, no, è vero. Cioè... Ecco, una cosa che posso dire, cioè perché c'è l'apparato critico poi? Perché quando io raccolto tutti questi materiali, grazie alla cortesia di Paola Torino, dei genitori di Sergio Cagliari, dell'ex moglie, della sorella, quindi facendo un po' di giri, ho visto che soprattutto per gli anni 70, Sergio, che era molto indirizzato verso questo lavoro, aveva raccolto quasi tutto con precisione maniacale, quindi avevano delle bellissime cartelle con la descrizione nella prima pagina, tutte le date, tutto preciso. Non solo, ma per molti articoli c'erano le correzioni sopra, cioè l'attenzione di Sergio per quello che scriveva anche sulla stampa quotidiana era tale per cui se l'articolo aveva un refuso lo correggeva. Non solo, se c'era un paragrafo che si poteva riscrivere, molte volte c'è il paragrafo riscritto nel retro del foglio, ci sono delle parti cancellate. Magari aveva anche l'idea che tutto questo potesse diventare altro, ma certo. Questo succede già quando ha 24 anni, 22 anni. Ora noi siamo abituati a un'idea della gioventù molto, molto estesa, no? Però il 25 anni qui ha già le idee chiarissime su come deve essere la pagina, e se non va bene quando è stampata si corregge dopo, perché almeno per lui deve rimanere pulita, quindi anche la pagina del giornale ha una sua... deve avere dei criteri di chiarezza, di eleganza, di... Anche perché si formava, era anche un lavoro su se stesso. Era un lavoro su se stesso che poi dà i frutti nella narrativa, perché Sergio esordisce con l'Apollo nell'86, che è già uno scrittore molto maturo, quindi non è che questo nasce da niente, nasce qui, nasce in tutti questi anni di scritture e riscritture costanti. Ma infatti molti articoli poi portano direttamente alla narrativa, cioè quando poi si indirizza sulla narrativa tutto questo diventa un serbatoio di informazioni, scritture, idee, storie, quindi tutta la serie degli articoli storici sulle miniere, sugli scioperi delle miniere sarde, su Buggerru, le interviste ai minatori, ovviamente sono l'humus su cui nasce il figlio di Bakunin insieme alle memorie della famiglia. Il lavoro minorile, soprattutto sullo sfruttamento del lavoro minorile, c'è un articolo sì, bellissimo sullo sfruttamento. Tutte le questioni, cioè una sezione l'abbiamo dedicata a Cagliari, perché gli articoli su Cagliari sono moltissimi e sono tutti indirizzati su quale Cagliari vogliamo vedere, la Cagliari del centro, Cagliari delle periferie, Ismirionis, San Michele, chi conosce Cagliari sa che sono le periferie ghetto, soprattutto lo erano allora. E Azzelli si dichiarava un barabba di periferia, un barabba di San Michele, se leggete Bellas Mariposas, non era un ragazzo di San Michele, però ha vissuto un po' e soprattutto riconosceva una comunanza con queste persone. Infatti nell'articolo che hai letto, quando dice per Pasolini la distanza tra lo scrittore e il raccontato, è quello che Sergio cerca di non fare in Bellas Mariposas, cioè cerca di far raccontare la periferia con una voce della periferia, non lo scrittore che guarda i ragazzi di vita, i ragazzi di vita parlano in un modo e lo scrittore parla in un altro modo, che è il modo poetico, bellissimo ovviamente di Pasolini, però Sergio è molto attento su questa distinzione, cioè chi è che parla quando si racconta la periferia, e lui si sente un uomo di quella periferia e quindi fa parlare una ragazza della periferia e non ha uno scrittore che... Un articolo che poi proprio Michele Calleda, no, mi aveva suggerito, no? E qua volevo fare una domanda, Giura, tu che veramente hai lavorato molto te, ma anche Paola, cioè chiunque volesse chiarirmi un dubbio che mi è venuto, no, no, leggendo questa parte. Io ho lavorato in Francia con un filosofo che si chiama Jean-Claude Michéa, che è pubblicato fondamentalmente qui in Italia. Io ho tradotto un libro, L'insegnamento dell'ignoranza, e veramente siamo molto amici. Perché dico Michéa? Perché dite, cazzo c'entra? No, Michéa è un filosofo che una storia simile a quella di Sergio Azzelli, cioè il papà, un personaggio importante della resistenza, della liberazione in Francia, era il giornalista dell'Humain, il cronista del Giro di Francia, quindi capite l'importanza che potesse avere, no? Come Abel Michéa. E lui, brillante, assolutamente geniale, fa un lavoro importante editoriale su René Girard, no? Sempre in Francia,
riprende i testi di Christopher Lasch. Attenzione, Lasch, certo René Girard, Pasolini, ignoranza. E Michelat qualche anno fa fu attaccato da Libération come le nouveaux réac, i nuovi reazionari, no? Un dibattito che in questi giorni, in queste settimane, anche sulla lettura, no? Questo diciamo così, nobile, in alcune pagine, poi screanzato, no? Giornale di cultura italiano, no? Pubblicato con il Corriere, ho letto di nuovo questo discorso, cioè ovvero non si può essere critici del progresso senza essere reazionari, cioè non si può essere critici di un'idea di progresso senza essere reazionari. L'accusa che grosso modo viene fatta a Pasolino, cioè che viene poi tirato dalla giacca una volta, no? Dai veri reazionari che dicono sì, ma Valle Giulia, Pasolini era la parte dei, no, dei poliziotti, non o dagli altri mondialisti, no? Diciamo, ma Pasolini comunque, no, era un cattivo, cioè in fin dei conti, insomma, uno che non aveva capito. In Azzeni questa posizione, direi proprio, dicevo, Christopher Lasch, cioè di un'idea di comunità attraverso la storia, no? Contro, quindi una cultura di comunità, una cultura popolare rispetto a una cultura di massa, è forte, cioè lui è vicino alla cultura popolare. E prende anche criticamente, no? Una distanza da una cultura di massa che è finto, no? Democratica. Cioè, per lui ci sono dei valori sicuri, cioè, che possono essere la Deledda, no? Può essere Gramsci, no? Cioè, li ritrovi, no? Come dei valori ben presenti. Ecco, volevo chiederti, si può definire Azzeni come un anarchico conservatore, che era, no? La definizione che dava di sé Orwell e che questo mio amico filosofo ha usato per sé, cioè un anarchico conservatore? Grazie, non lo so, se io posso dare la mia opinione, ma anche molto personale. Io non me la sentirei definire Azzeni un conservatore, neanche nel modo provocatorio di anarchico conservatore, perché non c'è nessuna nostalgia per un passato migliore. Il discorso di Pasolini idealizza un passato più felice, non vado poi a investigare come, perché, i motivi psicanalitici, cioè, però esiste un rimpianto anche per i ragazzi di vita prima che siano corrotti dalla voglia di comprarsi la camicia nuova. In Sergio questo non c'è. I ragazzi di vita qui parlano da soli e lo scrittore, l'intellettuale, si sente parte di quel mondo e non c'è un giudizio stavano meglio quando stavano peggio. Diciamo che c'è un'accettazione, a mio parere, abbastanza serena dell'evoluzione che prende certe direzioni, che non sono necessariamente quelle che desidereremmo, ma che comunque è quella, e che le persone che fanno parte delle classi del sottoproletariato urbano sono delle persone, non sono un gruppo indistinto, hanno ideologia diversa, desideri diversi, e hanno una vita che non è quella dell'intellettuale borghese che li guarda, ma non per questo devono essere salvati dallo sguardo dell'intellettuale. Quindi secondo me la nostalgia per il passato, la mitizzazione del passato è forse un fraintendimento che c'è per alcune opere di Sergio, però secondo me è un fraintendimento. Come conservatore in senso lato, l'ho detto prima, cioè... Non penso. Però parlando di anarchico conservatore, dicevo che in fin dei conti mi sembra che uno scrittore riesce a essere ancora moderno. Penso, per esempio, alla sua lettura che fa di Gavino Ledda, è una lettura non da no, presa di distanza, no, come accade. Infatti, secondo me, si ritorna poi anche al popolare, popolare colto, non essendoci la distanza dello scrittore che commenta sugli altri, cioè non essendoci una scala di valori precostituita, se non, cioè, c'è una scala ma è diversa da quella che normalmente viene usata, non c'è neanche questo, come dire, questo abbinamento di anarchico conservatore, io non lo vedo, però facciamoci dare un po' di polemica, non la risolviamo con l'anarchismo individualista, se vuoi, sì, l'anarchismo individualista di Stirner, che
non è conservatore, ma però non è neanche vicino all'uomo massa, credo che lui a questo punto... Tutto sommato, come dire, la ragazza che ascolta Jovanotti, cioè ha il diritto di ascoltare Jovanotti, ma poi il Pasolini usava le musiche nella ricotta, no? Quelle contemporanee, sì, lo fanno. Però nei romanzi non è così. Non è la stessa. Non è così. No. No, lui comunque rispetto, quello che dicevo prima era appunto il rispetto che lui ha verso l'altro da sé e quindi anche verso questa comunità di persone che hanno il sottoproletariato urbano e che lui, sul quale lui sospende il giudizio. C'è molta simpatia umana. C'è l'umanità, la sospensione del giudizio e comunque anche una voglia di conoscere, di sapere, sì, senza nessun tipo né di arroganza né di giudizio precostituito. Per cui questo lo porta anche a una scrittura completamente diversa da quella di Pasolini, nel senso che comunque lui non entra dentro, lui osserva, anche perché è anche molto interessante quello che è stato letto prima, perché si vede la differenza tra i, come si chiamavano, fabbricatori di gazzose, no? quelli che fanno gazzose. E quelli che invece, come lui, cercano di dare una struttura importante, basata su qualche cosa che ha anche delle componenti degli elementi antropologici e storici, no? Rispetto alle storie, per cui hanno una sostanza che invece credo, non so se qui presenti condivide, invece alcuni nomi che sono stati fatti e che lui criticava non hanno. O comunque raccontano storie che possono essere considerate appunto un pochettino più estetizzanti e così. Su questo penso che tu avete fatto, credo Giura, avevi pensato un testo, no? Proprio sul discorso sulla Sardegna, il suo sguardo sulla Sardegna, no? Sì, che in realtà mostro... vorremmo, cambiando un po', perché poi il tempo non è limitato, avevamo pensato di sentire un altro testo, che è un testo, questo era proprio un testo nella polemica, quindi una recensione, diciamo. Mentre il testo che sentirete adesso è un testo di cui io non ho trovato, l'unico per cui non ho trovato né la testata, è un ritaglio che ho trovato tra le cose di Sergio, né la data, però per il titolo, che è I giudici, i poeti banditi, io penso che possa collocarsi subito dopo l'uscita dell'Apologo, perché probabilmente una rivista gioca sul richiamo per il lettore, quindi un titolo insomma, che facesse riconoscere Sergio come l'autore dell'Apologo. Quindi penso che sia tra l'86 e l'87, prima che lasci la Sardegna definitivamente. Lo proporrei perché rende molto bene l'idea di come le inchieste, la scrittura dei giornali stia passando poi a qualcos'altro. Cioè c'è già praticamente l'abbozzo di quello che sarà passato sulla Terra Leggeri, quindi si attacca all'Apologo, che è appena uscito secondo me, una scrittura anche molto tendente al poetico, ed ha già la struttura del romanzo epico, mitico, che viene pubblicato postumo, con poi l'ascito sull'identità insieme a Bellas Mariposas di Sergio. E quindi anche per far vedere come c'è un travaso costante di temi, di stili, tra il giornalismo e la narrativa. Ci sono tantissimi esempi, prendiamo questo che forse che ci è piaciuto in generale. I giudici, i poeti, i banditi. Per 7 secoli, sistemati sul lago dell'anno 1000 come i 2 piatti di una bilancia, i sardi vissero liberi sulla loro terra. Fu la seconda volta, la prima è quella del nuraghe. Erano divisi in 4 piccoli stati, chiamati giudicati, perché mentre altrove nel mondo erano re, imperatori e principi, in Sardegna erano i giudici a tenere il potere. Il giudice era chiamato a giudicare in caso di guerre o di omicidi o di nodi da sciogliere, si trattasse di incremento dei commerci con gli algerini e coi profughi catalani, o di organizzazione di bardane banditesche o di incroci degli armenti o di coltivazione dell'olivo. Doveva sciogliere i nodi e indicare la via giusta. Governava circondato da una corona che raccoglieva i più saggi e valentes del giudicato. Alla morte del giudice, il successore veniva scelto dalla corona, chiunque fosse il padre. Ogni paese aveva corona e giudice.
Fin da bambini correvano e duellavano e apprendevano a interpretare la Bibbia. Maschi e femmine, tutti potevano essere giudici. Solo Metro, la valentia. Il giudice emetteva sentenza leggendo passi della Bibbia. A volte l'oracolo era chiaro e netto, altre meno. E come dappertutto si è uomini, pure fra i giudici c'erano buoni e cattivi, i saggi e folli. Fu la Chiesa di Roma a volere la fine del sistema giudicale? Impose a un certo punto che per essere giudice bisognava essere maschio e figlio di giudice? I giudici nominati ebbero a volte figlie femmine. Giunsero nobili avvenenti e rapaci da Pisa e Genova e il potere fuggì ai sardi in tre giudicati. Ma un giudicato restò libero, attorno ad Arbarei, la città antica, dove era integra la casa del giudice e il cimitero sacro. Ogni stele riportava un'impresa o vissuto della vita. Il potere passava fra improbabili cugini. Nel 1302 il Papa, che non era il padrone, donò la Sardegna a un sovrano ispanico. Arbarei resisté 130 anni alla guerra di conquista, anzi, ingrandì ai tempi del giudice Mariano fino a comprendere tutta l'isola, eccetto le rocche di Callari e l'Alguer. Ridotti i sardi dalla guerra, dalle peste e dalla malaria, non più di quanti sono oggi in Avaios, fu firmata la resa, il giudicato degradato a marchesato, ma carte, forse false, continuarono ad accreditare i probabili cugini. L'ultimo si chiamava Leonardo Alagon e fu detto risolutamente falso. Guidò una rivolta di 8 anni, l'esito era scontato. Comunità libere, guidate da giudici valentes, presero via dei monti, portando con sé la carta della legge, scritta al tempo della giudichissa Eleonora e molte volte copiata. Sui monti ancora, come ai tempi di Cicerone, l'anno 1478, gli sgherri ispanici entrarono in Arbarei, bruciarono le carte nella casa del giudice, distrussero le tombe perché non restasse memoria, presero la terra e le bestie. Al tramonto, un giorno qualunque del 1651 o del 1723, i poeti giungono al villaggio. I giovani hanno gareggiato a cavallo, hanno danzato, tutti hanno mangiato e bevuto, molti hanno fatto all'amore, tutti attendono. Un uomo è stato ucciso nel villaggio, tutti lo sanno. L'assassino sostiene di essere stato provocato. I pareri sono discordi. Prima di decidere il destino dell'assassino, la corona del paese vuole sentire la parola dei poeti. Sono due. Parleranno alla luce delle torce, appena conosceranno il tema. Dovranno improvvisare ottave rimate, uno contro l'altro, a lungo, finché non sia chiaro nell'enigma, cercando a sostegno versi della Bibbia. Canteranno i poeti. Sono cantori. Un vecchio dice: è questa l'ora, è questo è il tema. Se è lecito uccidere un uomo, quando è lecito? Così potrebbe cominciare un racconto. L'essenziale è detto. Non avevano potere, erano poeti e spesso banditi. Nell'anno 1979 è apparso un libro chiamato Il giorno del giudizio, scritto da un sardo che si era fatto giudice, Salvatore Satta. Al centro dell'immaginario sardo resiste da millenni centrale la figura del giudice. Giudici buoni o cattivi, o giusti o folli, giudici. Perché? Non sono giudice, non voglio esserlo. Preferisco narratore. Per chi l'ha già letto, ovviamente il quadro di Passamo sulla Terra dei Geri c'è già tutto. Quando è lecito uccidere l'uomo è già nell'apologo, è la colpa del giudice che è sconfitto di aver ucciso uno straniero ignorando di conoscere la sua lingua, quindi questa è la colpa del giudice che perde con questo simbolicamente il suo potere e la dinastia. Però poi tutta la trama è quella del romanzo maggiore a cui Sergio ha pensato, secondo quello che possiamo capire, per almeno dagli anni 70. Ci sono già degli spunti, si può fare ancora il romanzo epico, si può raccontare la Sardegna, come raccontare la Sardegna. Moltissime delle recensioni in filigrana dicono questo, dicono di un rovello su quali forme possa avere nel contemporaneo, nell'età postmoderna, un romanzo epico dell'identità di un popolo, e quindi testimoniano di questo continuo cercare di
trovare una forma che sia contemporanea, che sia dei nostri tempi e che però si riagganci a una storia antica, ecco, che la renda possibile in forme a noi congeniali, che poi è un po' il segreto di Sergio, cioè raccontare spesso storie antiche, però in modi della contemporaneità, quindi i testi con delle strutture molto sbilenche, le ellissi, i giochi dei rimandi interni, l'intertestualità, è uno scrittore modernissimo, ecco, e a volte mi sembra che quando parliamo poi dell'aspetto della tradizione in Sergio quasi dimentichiamo che in realtà è uno scrittore che poi dialoga con tutti i contemporanei del mondo. No. Infatti la cosa che durante questo reportage, che appunto si è costruito anche con l'incontro con degli scrittori sardi, no? Per esempio, e qui Paola, la domanda se la pensi un po' come nell'idea generale che mi sono fatto, è che comunque sia c'era una sorta di cioè, io amo l'opera di Sergio Azzeni, la sua proprio diversità e complessità, quindi non preferendo uno degli aspetti dei quattro che abbiamo, ce ne sono più di quattro, perché avremmo dovuto fare una ventina di incontri per poter ripercorrere il suo proprio viaggio. Però effettivamente ci sono, no? I lettori di Azzeni, vado un po' semplificando, si dividono tra chi considera Bellas Mariposas come l'opera più che in nuce sicuramente preparava un grande romanzo, cioè preparava non un grande romanzo, proprio una rivoluzione. Io per esempio faccio parte di quelli, cioè nel senso che per me Bellas Mariposas è veramente l'opera che mi ha, come dire, mi ha proprio suggerito questa idea così complessa che è l'idea del romanzo europeo, no? Proprio nella sua valenza più. Molti scrittori, per esempio sardi, invece considerano il Pastrano sulla terra leggeri come l'opera importante, e molti lo fanno anche in una dimensione di riflessione sulla propria identità, no? E cioè, secondo te questo qui è un equivoco che però può nascere, cioè nel senso di poi attribuire appunto al Pastrano sulla terra leggeri, cioè il completamento, cioè l'opera si chiude quasi con quello, e che soprattutto l'esito è raccontare una storia in senso però identitario, no? E chiuso. Ne parlavamo anche oggi un po' di questa cosa con Paola stamattina. Secondo me i fraintendimenti nella lettura sono nella letteratura, nella lettura individuale sono naturali, cioè noi leggiamo poi nei libri anche quello che stiamo cercando, quindi anche queste sono delle posizioni legittime in un certo senso, come lettori individuali. E ci sono anche delle letture in questo momento di Passamo sulla terra leggeri come romanzo proto-indipendentista, sì, rispetto all'indipendentismo che sta andando un po' nella retorica sarda di questo periodo. Secondo me sono delle letture che saltano degli aspetti fondamentali del romanzo, cioè che vedono la storia dei sardi da quando arrivano in Sardegna con il naufragio fino alla fine della libertà sarda nel 400, quando l'Aragona, quindi tutta la Sardegna, e tutto il resto è rimpianto, cioè quello che rimane è la storia che viene raccontata, tramandata di generazione in generazione fino ai nostri tempi, col rimpianto di una libertà perduta, che è sicuramente un aspetto del libro e che è un'interpretazione molto diffusa in Sardegna, che è quella che veniva chiamata la costante resistenziale sarda, cioè che i sardi hanno sempre resistito, che si sono mantenuti diversi perché hanno resistito agli stranieri. Però questa è solo una parte della storia, prima di tutto perché i sardi del libro non sono i sardi ma sono i sard, quindi lo scrittore si sta già distanziando dalla storia reale e sta dicendo che quella è una storia che sta raccontando, non sta raccontando, cioè una storia narrativa, è una fiction, non è la storia dei sardi, non è un libro di storia, è un progetto, è un'identità progetto. E poi i sard, comunque, anche insomma, continuano a esistere fino ai nostri giorni, cioè non scompaiono, e continuano a esistere in forme nuove, che non sono raccontate lì, perché la storia di questa fase si chiude lì, ma sono raccontate in altri posti, dove? In tutta l'opera di Sergio e in Bellas Mariposas. Cioè, i sard del 95 sono le ragazze di Bellas Mariposas, sono le due farfalle, per cui io i due libri li vedo anche perché sono nati, cioè sono stati scritti insieme,
il vedo come complementari, quindi la storia che come speranza, Mazzini distingue tra il popolo sardo e la nazione sarda. La nazione sarda non esiste, nel senso che non si è formato, lo Stato nazione sardo non si è formato, punto, questa è la storia. Il resto è romanticismo, cioè l'idea dei sardi non battuti, eroici, è qualcosa che non fa parte della poetica di Sergio. È un mito che rimane lì, e infatti gli eroi di Sergio sono poi anche molto grotteschi, c'è il suo antenato che è Lazen, che è un pavido, c'è il padre della patria Mariano che è una capra zoppa, quindi sono tutti tratteggiati con molta, cioè ci sono delle cautele nel presentarli. Infatti in una recensione Azzeni parla del rischio di rappresentare i sardi come eroici, e se non fossimo stati sfortunati saremmo anche, vuol dire, siamo stati degli eroi, ecco, siamo stati sfortunati, la storia è stata contro di noi, il mito dell'isola malfatata. Tutto questo non c'è assolutamente nei libri di Sergio, c'è la riscrittura di questi eventi, però con un segno completamente, completamente opposto e aperto alla contemporaneità. Quindi io i due li vedo molto, molto legati. I sard di adesso sono loro, sono le ragazze della periferia urbana. Bello, veramente. Cioè basterebbe questo, risolvo veramente tutto nel vicino di questa me... cosa. In realtà permane, vi assicuro, ero alla libreria, no? Sì, a Piazza della Repubblica. Forte, è molto forte. Appunto, avevate queste due, no? Posso dirvi no, cioè Michela Mugia e Abate, no? Certo. Cioè, per esempio, che sono appunto Bella Smariposa o piuttosto Passavamo sulla Terra Leggera. Ma cioè, Michela una cosa... Mugia ha dichiarato anche alla stampa di essere diventata indipendentista leggendo Passavamo sulla Terra Leggera. E poi ovviamente ognuno legge col suo filtro, però non mi sembra che il romanzo autorizzi poi questa vena, certo. Anzi, c'è sempre l'idea della coabitazione con altre, cioè, dello Stato non etnico, ecco, questo è il rischio, che è un'idea ottocentesca, però non è più un'idea di adesso. Ma è giustissimo, veramente. Io, anzi ragazzi, scusate, tra altre cose volevo cogliere anche l'occasione per dire che ci sono molti che sono fatti tutti e quattro, e a cui con Riccardo De Gennaro abbiamo deciso di regalare il numero, no? Di reportage. Ci sono, sì, abbiamo ben 5 persone che sono da tutti e quattro gli incontri. Okay, sì, quindi, questa cosa va fatta. Se ne riconosci tu, io non, sì, non sì, c'ero, no, se hanno la tesserina con i quattro bollini. Abbiamo fatto questa. No, voglio dire, appunto, cogliere l'occasione per ringraziare veramente tutti per essere intervenuti a tutti gli incontri. Però, riprendendo, cogliere anche l'occasione, visto che Gigliola, cioè, è la lettrice proprio per eccellenza, no? In questo caso, dell'opera proprio di Azzeni, e molti, no, conoscono, hanno letto. Se avete domande da fare, cogliere, anche perché non è... non è proprio facile, ma se no dei commenti, quindi non per forza domande. Bra. A me, però se ci sono quindi magari delle osservazioni, cioè abbiamo due giornalisti terribili, sono appunto, per parte non sono giornalisti, no, sono appunto Zanno, i tempi non cambiano, l'articolo del 92 come veramente non cambia niente. Sì, per quello l'ho anche proposto, cioè, è una cosa uguale. Tristissima la questione. Quindi, non so, qualcosa? Io volevo chiedere, ho letto un pochettino, ma leggevo qualcosa sul sito, non conosco Azzeni, non ho ancora letto niente, però ho letto che all'inizio, quando era giovane, un'influenza l'ha avuta, per esempio, ha vissuto anche ad Orgosolo, giusto? E diceva che il fatto che Orgosolo, cioè l'esperienza di vita a Orgosolo ha inciso molto, forse di più che non Cagliari, nel senso che mi pare di capire che vedeva un ambiente un pochettino più ossequioso al potere a Cagliari che non a Orgosolo. È possibile, perché viene citato, mi ricordo di aver sentito citato anche un episodio forse riferito al 68, il famoso episodio della Repubblica dei quattro giorni, sì, qualcosa del genere, e quindi questa cosa qui avrebbe, cioè proprio l'esperienza di vita condotta ad Orgosolo avrebbe... Sergio da bambino, seguendo la mamma che era ostetrica e di primo appena immessa in ruolo, quindi deve andare un po' dove la mandano, fa molti giri, vive in diversi posti in Sardegna, quindi nasce a Capoterra vicino a Cagliari perché in periodi di assistenza sanitaria
a cui forse torneremo, essendoci una zia ostetrica a Capoterra, la mamma va lì e si fa aiutare dalla zia. Però in realtà una famiglia, la mamma è cagliaritana, il padre è di Guspini, come il mestiere di Bakunin. E poi fa tutti questi giri in paesini del Campidano, soprattutto, ce ne sono diversi donori, nugi, sposti minuscoli. Poi Graziella diventa ostetrica condotta a Nuoro e Sergio lì ha 12 anni, fa la seconda media. E, ovviamente da Cagliari arrivare a Orgosolo, come il bambino di Cagliari, il ragazzino di Cagliari, da quanto poi lo raccontava, era stato assolutamente traumatico all'inizio, perché erano dei mondi molto diversi, il cittadino che finisce in uno dei paesi più famosi per essere la Sardegna vera, tra virgolette, dei sardi resistenti e valentes, si parla una lingua diversa, si usa molto il sardo e quindi rimane, si creano dei legami molto forti anche della famiglia, della mamma, e poi il legame con Orgosolo continua dopo, appunto nel momento del 68, quando ci sono l'occupazione, la questione del poligono, che vogliono mettere il poligono militare, l'occupazione dei pascoli, gli orgolesi si ribellano, ma tutta la Sardegna poi accorre, il PC in massa. E si creano dei rapporti anche con, per esempio, un poeta molto importante, che è Peppino Marotto, cantante del gruppo A Tenore, che tra l'altro è stato ucciso qualche anno fa, a Natale, e ancora non si sa come sia successa. Abbiamo dedicato un articolo proprio su Nazione Indiana, grazie. E si crea un rapporto personale. Rimane per Sergio l'idea, sì, del mito dei sardi dell'interno. Questa non è un'idea di Sergio, questa è un'idea che c'è in Sardegna. Praticamente l'immagine del sardo che si ha fuori dalla Sardegna è l'immagine che in Sardegna si ha dei barbaricini, di quelli che abitano in quella zona. E quindi il gioco tra l'interno e Cagliari, quindi la Sardegna presunta pura e la Sardegna impura, venduta allo straniero, una città pigra, corrotta, che a un certo punto la sua storia ha 1001 prostitute, no, proprio tutto quello di peggio che si può pensare è quello che si dice in Sardegna di Cagliari, perché c'è la Sardegna vera, e viene usato questo aggettivo, e poi c'è Cagliari, che come si dice, non è Sardegna, cioè, ma Cagliari non è Sardegna, questo lo trovate anche in testi letterari, ecco, infatti Cagliari nella letteratura sarda non esiste, cioè non ci sono opere scritte ambientate a Cagliari come di Sergio, ci può essere la Deledda che in Cosima dice puoi arrivare a Cagliari, i porti c'erano bellissimi, ma sono è un transito, non è qualcosa di ambientato a Cagliari. Quando escono i libri di Sergio, Cagliari diventa la protagonista, la regina della Sardegna, perché per gli stessi motivi per cui prima era un posto che veniva ignorato. Perché è un luogo di commistione, perché è il luogo dove si incontrano i sardi resistenti, gli stranieri, i sardi che non resistono e che quindi fanno gli affari con gli stranieri, i nobili spagnoli corrotti, i mercanti che capitano lì per caso. Però tutto questo, nell'ottica degli anni 90, cioè degli anni 80 e 90 di Sergio, è positivo. Cioè l'incontro con gli altri è positivo, che i sardi non siano puri, cioè che i sardi siano puri è un mito romantico, perché non è vero neanche per i barbaricini, che infatti usano una lingua neolatina, quindi a qualcuno si sono pure arresi, non per esempio i romani, e sono cattolici, non hanno mantenuto i riti preistorici di cui non sappiamo niente. E questo è su questo fraintendimento, che però è ancora molto forte nella cultura sarda, Azzeni gioca e lo ribalta completamente. Quindi la prostituta diventa un simbolo positivo, perché è il simbolo degli umori fisici che si mischiano, e la diversità porta a qualcosa di buono, anche quando è una diversità violenta, cioè anche quando è l'oppressione di diversi dei romani che arrivano e sconfiggono la civiltà precedente, degli spagnoli, degli aragonesi. Noi siamo il risultato di tutto questo, non siamo il risultato di una resistenza monolitica e sterile. Per cui l'opposizione gioca molto tra Orgosolo e Cagliari, però la Sardegna è diventata un continente, quindi tutte queste identità hanno gioco, non c'è una scala di valore. Sembrava sentire Maria, cioè anche Maria Liguori, sembrava sentire parlare di Napoli, no? No? In qualche modo ci sono delle letture anche fatte di Napoli. No, secondo me è un momento storico diverso, dove queste poetiche sono
dicono qualcosa su come viviamo, ci danno un'idea anche di futuro inclusivo, mentre magari negli anni 60 e 50 serviva una lettura identitaria o positiva che quindi stesse in un clima che era anche il clima anticoloniale, mondiale, il terzomondismo, certo. Quindi è funzionale anche un periodo storico. Sergio vive un altro periodo storico, non è lo stesso di, certo. No, delle tradizioni. Sì, dicevi Anna? Io volevo chiedere una cosa, secondo te, prima dicevi la differenza direi fondamentale, no? Di ruolo del narratore tra Pasolini e Zeni. Secondo te questo può essere dovuto anche proprio a questo senso del gioco che rispetto alla tragicità pasoliniana in qualche modo viene a mancare? Sì. Mi sembra un'ottima lettura, sì. Sì, c'è un'idea molto... E anche all'ironia rispetto molto a... ironica, sì. Molto giocosa, ironica. L'ironia è una spartiacque tra sì. I due. Uno no, sì, l'altro sì. Non è più anno. Pasolini qui aveva una grande... Cioè... Però beh, nei ragazzi di vita non è un romanzo ironico. Non come, non come nota dominante. No, è un romanzo tragico. La nota è il tragico, la nota di fondo. Il basso continuo è tragico. Sì, 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 il basso continuo si trova. Mentre in Sergio l'ironia... E anche la voglia della risata molto cagliaritana, se vogliamo stare agli stereotipi. No, però è vero che sì, molto. Devo dire adesso, cioè, lo humor che cambia, no? Di città in città. Sì. A me ha colpito molto perché a Cagliari ho potuto vedere e seguire la televisione, no? La, come si chiama? Radio, la televisione. Vigiolina. Vigiolina, no? Che vedono, no? Si vede nel. Diciamo, nelle case comunque. Cioè ci sono degli stereotipi della comicità, no? Che. Ed era interessante questo tipo di lo humor cagliaritano rispetto a quello nuorese, per esempio, a quello ho fatto appunto delle domande, chiedevo a un certo punto se ci fossero, non so, proprio dei modi esprimi, no? Tipici del nuorese, che quasi tutti sono di natura sessuale, no? Cioè anche esilaranti del nuorese che appunto viene mandato all'inferno a causa della sua focosità e che quindi a un certo punto però si sbaglia e va in paradiso e allora San Pietro lo accoglie e va praticamente in paradiso e chiaramente, cioè, apre di cielo, no? È il caso di dire, cioè, grande vita in paradiso, no? Al che si accorgono del problema, cioè San Pietro parla con Lucifero, dice guarda, mi ha mandato un norese che, cioè, qua sta facendo bordello, cosa, e dice no, ma c'è stato un errore, quindi, e qui a quel punto dice guarda, sono sbagliati, devi andare all'inferno, quindi a quel punto apre questa cosa, all'inferno, e dice a quel punto però dall'inferno non giungevano più questi fumi, no? Sulfuri, cioè non c'era più il fuoco delle fiamme, no? E praticamente preoccupati in paradiso, cioè non più, a un certo punto apri per chiedere, cioè cazzo, perché non esce più il fumo dall'inferno? E al che gli dice poi in norrese, la cosa l'ha raccontata non in italiano, cioè come sto facendo ora, dice no, perché qua nessuno vuole calarsi a prendere il carbone, no? Perché appunto, cioè, nel senso che la iubris, no, del norrese, no? Cioè la che ho trovato anche per esempio in Gavino Regga, no? Cioè anche nella... Sì, sì. No. Cominciamo con le divisioni sarde. Sì, sì, no, nel senso che... Non ti provocare, per piacere. No. Diciamo che nella una tracotante, una iubris diversa, quella norese, però che c'è ancora, che c'è anche in Azzeni, comunque c'è una iubris... Beh, Sergio gioca molto, scherza molto su questa... sulla differenza tra i cagliaritani, questo gruppo, un sottogruppo etnico inferiore, sì, della serie che siamo noi, sono cagliaritani, e appunto dice anche nell'intervista, ma si sa, Nuoro sono tutti intelligenti, la Nuoro, sì, è la telesarda, perché Nuoro comunque ha avuto, grazie alle Redda, grandi scrittori, e a Cagliari amiamo solo mangiare bene, andare al mare, quindi c'è questo gioco dello stereotipo, sì, però poi diventa anche, come dire, un'immagine di Sardegna diversa, è anche funzionale, a parte il gioco, ha una poetica abbastanza, sì, quindi, seria. Io come cagliaritana mi riconosco molto in questo stereotipo dell'andare a mangiare bene, andare, sì, al mare, come priorità della vita, poi ci facciamo violenza e facciamo anche altro, però... Vabbè. E Sergio mi sembra appunto che tra una gita al mare all'altra abbia fatto, dimostri che anche i cagliaritani... Non so se ci sono altre domande, magari, no? Voi
Tu sei un lettore, ci siamo parlati all'inizio, no? Sei un lettore di Azzelli, no? Probabilmente avevi qualche domanda in particolare. Dunque io direi, vale. Quindi ragazzi, io vi dico, abbiamo fatto queste quattro puntate e sono passate in realtà in una rapidità incredibile, vederci portare, no, delle testimonianze di persone che avevano proprio i numeri per poterlo fare. Io credo, come dicevo alla libreria, no, che i veri viaggi iniziati ci sono quelli in cui si parte in un modo e si esce più poveri, no? Nel senso che ci si rende conto di non tanto di quello che si sapeva, ma soprattutto di quello che non si sapeva e quindi della propria ignoranza delle cose e quindi il desiderio di fare meglio, no? E allora quindi io volevo veramente, a nome di tutti, se si può dire, ringraziare i librai, quindi Paolo, l'ultimo, no, dei quattro che ci ha accolti, da cui dicevo prima il reportato, no, era cominciato per le frequentazioni appunto della libreria da parte di Sergio Azzelli, a Gabriella, a Malvina e a Rocco. Ringraziare tutti, cioè Paola Mazzarelli è stata fondamentale perché veramente in qualche modo ha suggerito, no, dall'inizio, appunto anche per esempio con Gigliola, no, i passaggi, Mark, insomma, ragazzi, grazie veramente a tutti, a nome di tutti però, ok? Grazie.